Allora Fanny, vorrei chiedere a te per prima, questa tua scelta che ti ha portato a decidere di essere director. È arrivato perché spesso quando facevo l'attrice in teatro avevo tutti questi lunghi pomeriggi dove si aspetta di andare sul palco. Dunque scrivevo storie, però storie molto strane. E un giorno un produttore, Paolo Bronco, ha creduto in una delle quelle storie che gli proponevo. Dunque si è fatto così, ma senza una vera avidità, perché come l'hai detto tu, io adoro essere attrice. Per niente al mondo abbandonerò di stare un'attrice. E il cinema è come se era il mio mondo. Dunque, qualche volta, clandestinamente, passo dietro la camera da presa. E hai una prospettiva. E a parte lavorare tanto come attrice anche in teatro, perché poi Fanny è un'attrice molto importante anche sui palcoscenici, non soltanto di Francia. Io ricordo solo che, per esempio, quando Vittorio Gassman fece la sua meravigliosa operazione del Moby Dick, la balena bianca, chiamò tutto un gruppo di amici e colleghi, attori, e tra questi a recitare una parte nella balena bianca, e tra questi c'era Fanny, che recitava in quel caso in Italia, nel giro, come è successo altre volte per lei. Quindi è il lavoro di attrice che continua, ma hai una prospettiva, lo dico anche per i colleghi giornalisti che sono qui, di un altro film come regista in vista. Stai pensando ad un nuovo film? Poi è sempre così, come delle provisioni, si dice, come il cibo, di mettere nel guardaroba. E dunque è diventato difficile di fare dei film strani. Allora ho detto sempre che io non faccio parte dell'industria cinematografica. Faccio piuttosto dei film come si fanno degli oggetti. Artigiano. Un artigiano. Voilà. Sono un artigiano. E dunque, sì, ho già un'idea, ma che si sviluppa nel silenzio. Quindi non avrete titoli né progetti quando intervisterete dopo questo incontro la signora Margherita. Invece i tuoi inizi dal cinema, attrice al cinema, regista. Ma posso chiedere una cosa a lei, anche perché tu hai cominciato, perché ho visto che hai scritto anche tutte le tue, no? Non hai avuto bisogno di qualcuno che ti sì. aiuta per scrivere? Ah no, questo sì, ma il terzo film ho preso un romanzo di Jean-Daniel Baltassar che avevo letto così nella libreria, ma le altre sì. Ma ho capito che comunque, partendo da un romanzo, ancora mi mancava molto quando scrivevo da sola una struttura. Dunque credo che la prossima volta comincerò a scrivere e dopo prenderò delle lezioni di un vero sceneggiatore. No, perché se hai fatto tre film senza aiuto vuol dire che lo sai fare e viene veramente da te qui dentro. E so che tu hai molte emozioni, dunque non so se è possibile di trasmetterlo a qualcun altro. Ma a te tu non hai mai avuto l'idea, alla fine che tu avevi scritto un copione, di chiedere come un dottore, non ho detto a qualcuno che lavora tutti i giorni, ma come un script doctor che ti dice dei punti deboli, o forse troppo lungo, troppo moscio, troppo... no? Sì, ma io non ho sempre scritto tutto da solo. Ho fatto prima 5 film dove non avevo nessuno. Sì, ma avevo anche... poi l'ho incontrato tra rete, sta un marito, Volker Schlönhoff, che era mio marito, dunque lui ha guardato... Ma lui era sempre così critico che poi dopo non l'ho più chiesto, perché mi ha messo in tale angoscia che meglio di non chiedere. Dunque, no, poi ho scritto questo per il film che avete visto insieme con Dasha Maraini, ho anche avuto aiuto degli altri, no?
ma a te penso, perché sei una persona così speciale, così fuori di tutte le regole, è meglio che stai sola.